Grazie di esserti iscritto al canale e grazie agli abbonati che sostengono il nostro lavoro. Abbonarsi è un modo per vedere tanti video speciali in più e per aiutare la libreria. E da oggi, con il nuovo pulsante Grazie, potrai aiutarci nei nostri progetti partecipando alla raccolta fondi. Cerca sotto ogni video il pulsante con la scritta Grazie. Buonasera. Allora, io questa sera vorrei fare due domande, chiedere di un sintomo e raccontare un sogno. Bene. Allora, il sintomo è la cistite. È una cosa che non ho mai avuto in vita mia, non ne ho mai sofferto, e invece da quest'anno è fissa, permanente. Non troppo. Da quest'anno ne vedremo tantissime, perché tutti i profughi ucraini ne soffriranno tantissimo di cistite, purtroppo. Ecco, e l'altra cosa, vogliamo parlare prima della cistite e poi parliamo del sogno? Sì. E quando viene una cistite, al di là del fatto che è un conflitto, ovviamente, è l'espressione di un conflitto che si esprime, aspetta che sto cercando di vedere tutta la vista di tutta la sala, la galleria, così vedo tutti, mamma, perfetto. Allora, l'ho già detto più volte anche in qualche video, ma non mi dispiace ripetere questo concetto. La cistite rappresenta sempre un conflitto dove c'è dell'aggressività e della paura che convivono assieme. Ok? Per esempio, l'aggressività, se noi guardiamo l'enuresi notturna, no, dei bimbi, è per esempio il fatto di non riuscire ad esprimere pienamente la propria sessualità, e allora l'enuresi notturna diventa una affermazione di volontà, no? Ecco, anche una protesta, ma soprattutto, tra virgolette, simbolicamente un atto masturbatorio che non va mai penalizzato assolutamente, va accolto con molta tenerezza, perché è uno dei dolorosi e grandi tentativi che facciamo per crescere. Nell'adulto la cistite rappresenta sempre un conflitto, e quella è un'area molto importante che riguarda la terra, quindi riguarda sempre la terra. Cioè, quando una persona viene da me e ha una cistite, oppure ha delle cistiti, mi verrebbe da dire: ma ha trovato la sua terra, oppure si è sentita abbandonata dalla terra madre? Qual è il suo territorio? Qual è il suo posto adesso? Si trova bene nel posto in cui è? E il posto non è soltanto la terra fisica. Può essere la famiglia, può essere il lavoro, può essere la relazione. Tanto più è simbolica la frase, e tanto più l'individuo incomincia a capire che la terra non è soltanto quella su cui appoggiamo i piedi, no? Lo sanno bene quelli del toro, no? Che delimitano la terra molto bene, e il loro perimetro diventa inviolabile, ma diventa inviolabile anche uscirne da quel perimetro, per cui la gelosia, la possessività, il controllo, eccetera. Direi che dovremmo chiederci che cosa è accaduto in questo periodo rispetto alla sensazione di essere a casa mia, di essere nel mio ruolo, di essere nel mio posto, o se invece non mi sia per qualche verso venuto il pensiero di aver bisogno di uscire da questo territorio limitante. Non so se mi spiego. Sì, sì, è chiarissimo. Può essere la stessa nazione. Io stamattina ho una paziente alla stessa di cui parlavo prima, ho detto: guardi che tutti quest'anno abbiamo sognato di andarcene dall'Italia, anche in Madagascar, dove i serpenti lunghi 7 metri sono infinitamente meno drammatici come problema rispetto a quello che viviamo qua. Però può essere la famiglia, può essere la relazione. Allora noi con le urine spesso definiamo il territorio esattamente come gli animali. Capisci? Sì, sì. E quindi diventa doloroso definire un territorio che non mi appartiene. I profughi, ne ho parlato non a caso, spesso hanno la cistite del profugo. Perché? Perché fin tanto che non si risentono a casa, non urinano. Quindi sono capaci a trattenere le urine per 48 ore. Pensate, è drammatica questa cosa. Quando noi facciamo un disastro, dovremmo anche ricordarci di tutto lo sciame di sintomi che con questo accade. Ma vi dirò di più, che le persone sensibili che entrano in empatia con questo fenomeno che sta accadendo a poche migliaia di chilometri da casa nostra, e io non prendo le parti di nessuno, ci mancherebbe,
penso che possa anche vivere per risonanza questa cosa, per risonanza. Io ho una paziente straordinaria di Firenze che non vedo mai qui, una signora folle, molto, molto creativa, insomma, anziana, molto anziana, che tutte le volte mi racconta la stessa storia di quando quei portuali sono stati presi, sono stati inondati dall'acqua gelata, dalle pompe, no? Durante la protesta antivaccinale, eccetera, no? E che dicevano, io sono padre di famiglia, sono come voi, sono identico a voi, e venivano inondate da queste cose. Ancora oggi quella signora, che l'ha visto solo in televisione, piange a dirotto per quella, Quindi noi umani possiamo avere le cistiti anche per risonanza. Non so se questo ti appartiene. Ecco. Sì, sì, mi appartiene molto, perché una delle riflessioni di quest'anno è stata dove andare a vivere. In Italia, in un ecovillaggio da qualche parte, e anche dal punto lavorativo mi appartiene, perché sono un'insegnante sospesa, per cui insomma. Allora ci andiamo a nozze con questo argomento, lo so. E quindi si risolverà quando troverò casa mia, la mia nuova casa sostanzialmente. Esattamente, sì. Okay. E la terra, voi ricordate certe cose del nostro linguaggio significante, dei nostri proverbi, della nostra cultura più umile, come la terra madre, non vengono detti a caso. Noi siamo fatti di terra, Adama è ciò che ci compone. E quindi quando la terra madre ci tradisce, è come se ci tradisse la madre. E allora qual è la mia terra, se nemmeno mia madre è affidabile? È un bel pasticcio, ma questo ai politici rimbalza, perché loro hanno in mente solo due cose: potere e denaro. Il resto è zavorra. No, dimmi questo sogno, così vediamo di dargli un corpo. Allora, il sogno. Mi trovo insieme al mio compagno nella vecchia casa dei miei nonni, dove io sono stata tantissimo, perché sostanzialmente abitavo da piccola nell'appartamento di sopra. E questa casa attualmente è di mia zia, e io sono in una stanza che veniva chiamata l'ultima stanza, perché era una stanza con armadi sostanzialmente, niente di più. E è noto in questa stanza che su una parete hanno aperto una bellissima vetrata, e da lì si intravede un bel giardino fuori. La cosa è strana, perché dentro è giorno, cioè nella stanza è giorno, però il giardino è buio, è un po' misterioso, no? Come se fosse notte in questo giardino. E io penso, accidenti, che bella questa vetrata, in questa stanza adesso potrei fare il mio laboratorio di arte, potrei mettermi qui a dipingere. E io sono molto contenta di questa cosa, e mi avvicino per vedere la vetrata, e noto che c'è una sorta di controparete sottile, senza porta, e entro in questa controparete verso, avvicinandomi alla vetrata, e lì comincio a sentire un'altra atmosfera, sento una puzza, buio, e mi accorgo che c'è un lettino con delle lenzuola sporche putrefatte, e capisco che quella è la stanza di mio zio, il marito di mia zia, che è morto 6 anni fa, e che mia zia non ha cambiato nulla di quella stanza, neanche le lenzuola, che tutto è rimasto così come allora. Faccio due piccoli incisi. L'arte, il dedicarmi all'arte per me è un tema sostanziale nella vita, non l'ho mai potuto fare perché per la mia famiglia era un hobby che ho sempre trascurato, ed è uno dei miei più grandi rimpianti e anche il motivo di grande collera nei confronti di mia madre. E invece mia zia, la sorella di mia madre, è la persona che mi dà una mano da sempre, è sempre stata un po' una figura di riferimento, e adesso è l'unica persona della famiglia che mi dà una mano con le bambine. Ed è la stessa zia che ha perso il compagno, sì. Il compagno. Quindi era lei che era bloccata, che aveva lasciato questa stanza, questa parte di questa stanza, in questo stato veramente orrendo. E io capisco che devo svegliarla, devo dirle che deve cambiare, che deve buttare via tutto, che deve rinnovare, perché non può rimanere così. Per cui torno indietro, oltre questa sottile paretina, e vado nella stanza, e vedo che c'è mia zia indaffarata, che è lì come se non mi vedesse, non mi sentisse, fa le sue cose, si muove. E io vedo anche che sulla soglia di questa stanza c'è lui, si chiama Mario, il marito di mia zia, che è morto.
E allora capisco, essendo lui lì, capisco che è lui che non ha capito di essere morto. E allora io devo dirgli che lui in realtà è morto. E questa cosa quindi mi avvicino con un grandissimo dispiacere, però devo essere pronta a dargli questa notizia. Quindi comincio a dirgli: Mario, ma io ti devo dire una cosa, mi dispiace. E lui risponde così come era di carattere, molto allarmato, ansioso, e dice: che è successo? È successo qualcosa alla zia? È successo qualcosa a Benedetta? Alla loro figlia? Che è successo? Ho fatto: no, Mario, non è successo niente a loro, è successo a te. Tu sei morto. Tu sei morto da... E gli ho detto: tu sei morto da più di 2 anni. E poi gli ho detto: pensa che io ho una figlia che si chiama Luce, che ha quasi 6 anni e che tu non hai mai conosciuto, è nata dopo che tu sei morto. Allora lui mi risponde come sollevato, mi dice: ah, vabbè, dai, meglio che sia morto io che non loro, meglio così. E io gli dico che a questo punto lui può continuare il suo viaggio. E quindi, come sollevata da questa cosa, vado a dire a mia zia che può finalmente liberare quella stanza, ma mi accorgo che lei lo sta già facendo, anche se lei non ha sentito nulla, perché lei era lì come un fantasma, cioè non ascoltava. Però aveva già capito che era ora di togliere tutta quella roba antica e vecchia. In realtà, quella roba antica e vecchia si poteva togliere solamente attraverso il tuo parlare, soltanto attraverso il... Ti sto dando del tu perché siamo all'interno della... no, solo per questo, della terapia ermetica. È bello questo sogno, perché probabilmente questa zia, che comunque ti ha sempre un po' sponsorizzato, no? Come posso dire, è una figura che rimane ancora per certi aspetti legata a delle radici familiari particolarmente putride in qualche modo, no? Ecco, rimane legata in parte a un codice che va svecchiato. Ma ritorniamo da capo, cioè ritorniamo al fatto che questo sogno può anche avere un aggancio con il tuo sintomo. La casa dei nonni rappresenta in qualche modo la tradizione, l'antico codice che governa la nostra vita, no? Noi discendiamo dai nonni, i genitori, eccetera. Quindi, stare nella casa dei nonni ci propone un po' tutto il dramma o tutta la commedia della nostra vita. E quindi lì che avvengono degli eventi particolarmente intensi, no? Da prendere in considerazione. Perché attualmente ci vive proprio questa zia. E tu a un certo punto arrivi in quest'ultima stanza, che non è solo l'ultima stanza dal punto di vista proprio della struttura architettonica. Ma secondo me in questo momento, e qui capisco anche la cistite, è un'ultima stanza. È un'ultima stanza, è una terra di confine, è un punto di passaggio, è un punto di scelta. Guarda, io ci ho scritto un libro sul fatto che se noi non facciamo un atto creativo, finiamo per avere un sintomo. Per me il sintomo è l'alternativa ad un atto creativo. Si chiama creatività medica, no? Quel libro. Cioè, è proprio questo. Cioè, se l'individuo, se l'umano non esprime il proprio talento, il talento è sempre artistico, anche quando fa il microbiologo, in qualche modo deve ascoltare i propri sogni, deve fare un atto creativo artistico se vuole ottenere i risultati dal proprio lavoro, altrimenti entra nella meccanicità della mente, no? Quindi questa è un'ultima stanza e ti accorgi che in quest'ultima stanza ci sono delle grandi opportunità, perché la grande opportunità qual è? Beh, prima di tutto che è l'ultima stanza, e in primo luogo quindi non si può andare oltre. Quindi siamo arrivati a una stazione d'arrivo. In secondo luogo c'è una vetrata che ti fa vedere un'ipotesi di viaggio, un'ipotesi di alternativa, no? Un giardino. Un giardino è un posto, è un luogo in cui le cose fioriscono, i talenti fioriscono, ok? Peccato che è ancora notte, non è ancora stato illuminato, no? Quindi ci vuole un atto di volontà per fare questo, per aprire. Se non fai l'atto di volontà, cioè se non illumini il giardino,
ciò che accade è proprio vedere un altro pertugio, molto peggiore, in cui si vedono le cose morte, le cose putride, le cose non creative. Ok? Quindi in questo caso la zia non rappresenta tanto la zia, ma rappresenta un femminile che è dentro di te, che deve trovare il coraggio di parlare ai cadaveri di questo sogno e a scegliere la vita. E la vita è in quel giardino, anzi oserei dire da quel giardino in poi. E se c'è questa impellenza di essere di passare dall'ultima stanza al giardino, vuol dire che in questo momento sei senza terra, capisci? È un momento di verità in cui indietro non puoi tornare e puoi solo andare avanti, ma andare avanti richiede coraggio, richiede incognite, no? È sempre così nella nostra vita. Però basta trovare l'atto di volontà per far sparire lo zombie, perché lo zombie ritorna da dove è venuto in qualche modo, no? E il fatto che tu prenda a pretesto il nome di tua figlia è perché in qualche modo tu stai dicendo le parti morte non possono vedere la luce. Capisci? Ecco, quindi in questo caso penso che forse stai attraversando proprio un periodo in cui certe velleità non le riconosci più come velleità, ma come impellenze. E le impellenze sono anche quelle, per esempio, di urinare, no? Di determinare e di marcare un nuovo territorio, dove, per esempio, la realizzazione dell'arte non sia solo un desiderio. Desiderio vuol dire essere davanti alle stelle e non poterle prendere, ma deve diventare un atto di volontà, deve diventare un'azione. È un chiaro segno. Ma probabilmente tutto questo mette in discussione troppe cose. Non so se è questa la... Io percepisco dal sogno tutto questo, no? Sì, è un'interpretazione eccezionale, perché devo dire che adesso mi spiego anche perché mia zia e mio zio, perché mia zia era l'altra ribelle pecora nera della famiglia, che in realtà con mio zio è stata poi sottomessa. È stata piegata. Sì, esattamente. Quindi è un po' come se nel sogno tu ti ponessi, è bello perché nel sogno ci sono più personaggi, ma io posso essere molti personaggi, posso essere io, mio marito e il mio cane, capisci? Loro stanno parlando per me. Quindi dentro di te c'è un femminile piegato, in qualche modo avvilito, ma ce n'è un altro che ha visto la vetrata del giardino e c'è un altro che ha il coraggio di parlare e ricacciare le cose morte là da dove vengono. È chiaro? Allora capisco che stai lasciando una terra per un'altra e quindi sei un profugo psichico in qualche modo. È vero, è così. Allora quindi tu capisci che se noi andiamo da un medico, lo dico un po' a tutti voi, no? Ma se andiamo da un medico e diciamo che abbiamo la cistite, ci dà il Furedan, e non ci chiede nulla di quello che sta accadendo, noi buttiamo la polvere sotto il tappeto e quella onestà di sintomo rimbalza, non viene accolta, no? In questo caso non voglio dire che sia giusto tenersela, però almeno adesso sappiamo che non vengono a caso i sintomi, no? Poi certo che qualcosa lo possiamo anche prendere, però tenendo sempre di sottofondo il fatto, per esempio, quando si fa un'analisi, che abbiamo visto insieme che sono in una terra di confine, che è giustificato che io sia in ansia nell'abbandonare una personalità scomoda ma consolidata e abbracciarne una ignota, ma straordinariamente attraente. Ecco, e questo è abbastanza per farci stare male, te lo assicuro. Grazie, grazie. Ogni mercoledì dalle 19 alle 21 sono attivi gruppi online di terapia ermetica collettiva condotti dal dottor Raffaele Fiore. Per info e prenotazioni rimandiamo al link che si trova sotto al video nell'info box o nel sito di Accademia di Psicomedicina dell'Anima.